Sì, guardi, qui si tratta di vincere una doppia sfida, quella di liberare il territorio dai condizionamenti camorristi e quella di far proseguire, crescere un'attività economica normale. Per cui la nostra iniziativa alla vigilia di Natale è rivolta a far crescere la clientela di questo presidio di legalità che è diventato questo negozio di parrucchiere Pianeta Donna. Accogliendo la richiesta della FAI, il Comune di Napoli ha installato le luminarie natalizie in largo Eceomo a sostegno del parrucchiere Salvatore Castelluccio, che ha denunciato e fatto arrestare gli estorsori della camorra che da tempo lo bersagliavano. Luminarie per illuminare la decisione giusta di chi ha rotto omertà e sottomissione, illuminando di legalità e dignità la nostra città. Salvatore Castelluccio è un hairstylist di 44 anni, possiede un negozio a metà strada tra Forcella e i quartieri spagnoli e lavora sotto scorta con due poliziotti fuori della sua bottega. Successe tutto nei primi giorni di agosto di quest'anno, come ha raccontato ai nostri microfoni. Io faccio parte di un'associazione che la FAI e da quando faccio parte di questa associazione veramente non mi sento solo. Sono stato vicino a queste persone che hanno fatto una scelta così dura, così impegnativa, così sofferta, quella di denunciare gli autori dei reati, denunciare le estorsioni, e sono delle persone che meritano tutta la nostra attenzione, un'attenzione che lo Stato deve dare nel velocizzare al massimo queste che sono le nostre pratiche, il brutto termine pratiche, però in realtà è il ristoro che lo Stato dà alle persone che hanno fatto questa scelta. In quest'ottica ho avuto il piacere di inserire Napoli tra le prefetture pilota di un progetto, riguardano 6 prefetture d'Italia, che realizzeranno una online completo con l'ufficio del commissario, tutto questo finalizzato a velocizzare sempre più queste pratiche. Servire bene chi ha denunciato, servirlo bene ma soprattutto subito, perché per l'imprenditore un ristoro immediato è più importante di un ristoro diluito nel tempo.